Eccoci, siamo davanti ai colori dell'arcobaleno. Le ceramiche di Serafino Mattucci della Fondazione Tercas esposte qui all'Istituto d'Arte di Castelli. La mostra è stata curata da Lucia Arbace e promossa dalla preside Carla Marotta. Chi era Serafino Mattucci? Un grande protagonista dell'arte del Novecento, stimatissimo dai più grossi nomi, da Giorgio Morandi, da Ballardini, da Gio Ponti. Un maestro, un grande maestro, un grande ceramista, un grande uomo, un grande docente, un grande sperimentatore. Un abruzzese che ha avuto al suo tempo una notorietà sulla stampa, sulla critica nazionale, e poi però purtroppo è caduto nel dimenticatoio. Cos'è che piaceva di lui? Aveva rinnovato i linguaggi della ceramica, aveva reinterpretato anche temi tradizionali, aveva inventato delle tecniche nuove, una cristallina, aveva ampliato la tavolozza, aveva inserito nella decorazione ceramica un nuovo linguaggio simbolico che oggi aspetta ancora di essere reinterpretato. Lei umanamente come lo considerava? Beh, un grande protagonista, un grande uomo, mi dispiace soltanto che non l'ho conosciuto. Oggi lo conosciamo attraverso la sua voce, prossimamente avrò anche la possibilità di farlo conoscere attraverso dei film, dei documentari che lo vedono protagonista. Lei ha avuto l'idea di portare questa mostra all'Istituto d'Arte di Castelli. Ma qual è venuta questa idea? Questa idea è stata il risultato della dinamica di relazioni tipica di questa scuola. Il nome di Mattucci è un nome ricorrente per chi frequenta questa scuola, per chi l'ha frequentata, per il personale. È sicuramente stata una persona molto incisiva e lo si vede dalla sicurezza del gusto che caratterizza questo bel luogo. Peraltro sia dalle parole che dai ricordi che dai documenti, sia dalle circostanze, diciamo così, sia dalla consuetudine nella frequentazione con la soprintendenza e poi dal fatto che comunque nel 2012 è stato l'anniversario dei 100 anni della nascita, è sembrato doveroso rendere omaggio a quest'uomo e più che altro rimettere questa scuola al centro dell'attenzione con un'iniziativa bella di cultura che a lui sicuramente avrebbe fatto piacere, perché per un uomo di scuola poter mettere gli oggetti della propria opera sotto gli occhi degli studenti di una scuola penso che sia il massimo, per cui l'abbiamo considerata insieme anche a tutti quanti un'operazione di assoluta freschezza e libertà intellettuale. Fino a quando si potrà visitare la mostra? La mostra si potrà visitare fino al 30 ottobre, tutti i giorni, dalle 8 di mattina alle 8 di sera, compreso il sabato, tranne la domenica o almeno su richiesta la domenica, perché viene gestita con risorse della scuola. Questa è una scuola sempre aperta e ci sarà sempre una persona che saprà dire, accompagnare e dire una parola ai visitatori, che sono tanti, dobbiamo dire la verità. I visitatori di questa scuola sono tanti.
Fondazione Tercas custodisce, tutela e valorizza. Sì, questa sera io posso dire di aver avuto una grande emozione qui a Castelli, perché veramente c'è un entusiasmo trasmesso dal dirigente scolastico su questa mostra, un lavoro, abbiamo capito, grande, molto, molto importante, su un artista che la Fondazione conosce, perché quasi un ventennio fa è stata fatta questa donazione di 98 pezzi da parte di Serafino Mattucci. E quindi abbiamo capito che in realtà Castelli apprezza in maniera molto forte il valore di questo artista, e la Fondazione è molto lieta di avere le opere e di poterle cedere temporaneamente. Anzi, oggi sono venute fuori anche delle proposte di esposizione, non solo, ma di esposizione itinerante delle opere, proposte che potrebbero essere accolte perché rientrano un po' in quello che è l'elemento fondante della Fondazione, cioè la valorizzazione di tutto ciò che l'Abruzzo, il territorio teramano, in realtà l'Abruzzo ha di grande. Thank you.